voluntary disclosure per chi ha lavorato all'estero, per gli expats. Aiutiamo chi ha lavorato all'estero ad aderire alla voluntary disclosure. Vedrai come riduciamo l'imposta sostitutiva e le sanzioni per i nostri expat. Lavoriamo esclusivamente con commercialisti che conoscono la situazione fiscale internazionale degli expats. I costi per i nostri clienti expats sono spesso più bassi di quello che pensi. Non farti criminalizzare in Italia. Vieni da me in Svizzera a fare la voluntary disclosure. Se sei un expat, sai bene di cosa parlo. Se non lo sei, te lo spiego subito in poche parole. Salve, sono Enzo Caputo, avvocato a Zurigo con studio nel centro a Paradeplatz. Sono specializzato in fiscalità internazionale con SwissBankingLawyers.com. Expats sono cittadini italiani che un bel giorno della loro vita hanno lasciato l'Italia per lavorare all'estero, sia come ingegnere su piattaforme offshore, oil and gas, sia come chirurgo in Africa o magari come insegnante in una scuola internazionale, come direttore di banca con il compito di formare una nuova banca, per esempio ad Abu Dhabi, ce ne sono tantissimi di questi direttori, come scienziato a Silicon Valley, come professore universitario, per esempio in America, come geologo, eccetera, eccetera. Se hai lavorato all'estero, hai un conto in Svizzera da tanti anni, ma non lo hai mai dichiarato, allora vieni da me a Zurigo. Ti aiuto a valutare la tua situazione in tutta sicurezza, senza il pericolo di intercettazioni come esiste in Italia. Se hai lavorato per lo Stato italiano all'estero e addirittura il ministro degli esteri ti ha aperto il conto in Svizzera, non è colpa tua. Se il tuo datore di lavoro era una multinazionale con sede all'estero e anche questa ti ha aperto il conto in Svizzera, non è colpa tua. Tipicamente questi conti esistono da decenni e non sono mai stati chiusi, sono stati praticamente dimenticati, neanche dopo il tuo rientro in Italia. Ora ti trovi con un conto in Svizzera non dichiarato in Italia. Questi soldi però sul conto sono stati tassati debitamente quando erano stati guadagnati. Non sono soldi evasi al fisco, sono soldi non dichiarati ma non evasi. Le tasse furono pagate in epoca. Se tu sei un expat, magari sei costretto a provare quanti giorni sei stato effettivamente fuori dal territorio italiano, cosa che non in tutti i casi è facile. Devi andare in cerca del tuo vecchio passaporto, ormai scaduto da anni, per produrre evidenza su quanti giorni hai effettivamente lavorato fuori dall'Italia. Magari devi trovare i tuoi vecchi contratti di lavoro per mostrare che quello che dici è vero. Insomma, devi collaborare volontariamente a chiarire il passato. Perciò la voluntary disclosure si chiama voluntary, in italiano volontaria, cioè collaborazione volontaria. Noi ti aiutiamo a raccogliere i documenti necessari e lavoriamo con i commercialisti che hanno esperienza con expats, che hanno esperienza con situazioni internazionali. Tante nazioni hanno un accordo con l'Italia per l'impedimento della doppia imposizione. In inglese si chiamano questi double taxation treaties, mentre altre nazioni non hanno nessun accordo fiscale con l'Italia. L'impatto fiscale si calcola
su diversi fattori, per esempio su base di questi accordi internazionali, su questi double taxation treaties, sui termini del contratto di lavoro, su base dei giorni effettivi di permanenza in un determinato territorio estero. Insomma, tutti questi fattori sono decisivi e poi risultano in un certo numero, in un certo risultato. La materia è complessa, ogni caso è diverso e va studiato con professionisti che hanno esperienza in materia di fiscalità internazionale, esperienza specifica con gli expat. Se sei un expat, vieni da noi. Noi abbiamo il commercialista su misura che fa per te. Uno dei nostri commercialisti ha lavorato per una multinazionale nel oil and gas business e conosce bene la realtà degli impiegati spostati da piattaforma a piattaforma. Devi sapere che le grosse banche svizzere dirigono i loro clienti esclusivamente presso le audit firms internazionali per fare la volontaria disclosure. Li dirigono verso studi commercialisti internazionali come KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, BDO, eccetera, eccetera. Questi studi però mirano esclusivamente ai clienti che superano i 5 milioni di assets under management. Non fidarti più delle banche svizzere perché si trovano in una situazione di conflitto di interesse. Non fidarti più del commercialista che ti suggerisce la banca perché anche questo si trova in una situazione di conflitto di interesse. Molti clienti expat che non superano la soglia dei 2 milioni di euro non sono attrattivi per questi studi internazionali e quindi vengono rifiutati, non vengono accettati. Lavorano con percentuale che varia, con onorari che variano dal 2 al 5% degli assets under management del conto svizzero. Gli expat però di solito hanno conti sotto i 2 milioni di assets. Lascia che ti spieghi come lavoriamo noi. Ho diretto per tanti anni il dipartimento legale di banche svizzere, fra le quali la Banca Commerciale Italiana di Zurigo, e per 3 anni ho lavorato anche per l'UBS. Da sempre ho cooperato con commercialisti abituati a gestire casi internazionali. Grazie a questa rete di commercialisti posso offrire il professionista su misura per te, individuando quello in grado di soddisfare le specifiche esigenze del tuo caso internazionale, del tuo caso expat. Questo mi permette di lavorare con il commercialista su misura, in sintonia con la tua specifica situazione. Raggruppo diversi casi, faccio venire il commercialista appropriato a Zurigo per studiare insieme i documenti bancari e per ricostruire la storia dei fondi, History of Funds. I documenti lasciano il territorio svizzero solo se è necessario e solo dopo essere stati resi anonimi. Non ci deve essere traccia né del tuo nome né del tuo indirizzo, altrimenti il commercialista si ferma nei miei business appointments qui a Zurigo e lavora qui. Tutta la mia carriera professionale ho avuto sempre situazioni internazionali. Anzi, a me fa piacere poter aiutare expats che hanno divulgato l'italianità all'estero in maniera positiva. Sono un italiano di seconda generazione. I miei genitori sono partiti dal Salento per venire a lavorare qui in Svizzera 50 anni fa. So bene quanto il paese deve a tutti quelli come te, a tutti quelli che con il tuo lavoro come te, che con il tuo lavoro, la tua partecipazione, la tua professionalità hai divulgato e affermato l'eccellenza italiana all'estero. Sono orgoglioso di poter mitigare l'impatto fiscale e aiutarti in questa situazione di cui non hai colpa. Se anche tu sei o sei stato un expat, sappi
che io e la mia rete siamo specializzati a seguire clienti che hanno lavorato all'estero. Troveremo la situazione su misura anche per te e ti facciamo risparmiare il più possibile. Prima di concludere, ho delle buone notizie per te. Tutte le persone con conti in Svizzera sono benvenute. Non devi avere un conto che supera i 5 milioni di euro per essere cliente mio. Anzi, preferisco expats e contribuenti che non hanno attività imprenditoriale in Italia, perché quelli spesso hanno problemi di evasione di altro tipo, IVA, altri tipi di tasse che hanno evaso, o contribuenti che hanno ereditato il patrimonio in Svizzera o che hanno patrimoni stagionati, cioè patrimoni già da lungo tempo che sono qua. In aggiunta offro un check-up sull'operato della banca, che spesso ha sfruttato i conti non dichiarati, addebitando commissioni esagerate, scegliendo prodotti speculativi come prodotti strutturati o hedge funds, farti perdere dei soldi inutilmente, protetti dal fatto che il cliente col nero non fa causa alla banca, perché non può esporsi, le banche si sono approfittate di questa situazione. Se stai cercando il partner giusto che ti aiuta ad aderire alla volontaria disclosure, fai il primo passo, vieni in Svizzera, vai in una cabina sul territorio svizzero e digita 004179790444. Adesso valutiamo insieme il tuo caso a Zurigo in completa sicurezza. Attenzione, non ti puoi più permettere di commettere errori. Le intercettazioni in Italia aumentano. Aumenta la pressione, vogliono beccare più gente possibile per spingere la massa alla volontaria disclosure. Dunque una cosa è certa, la pressione aumenterà, le intercettazioni aumenteranno, gli arresti aumenteranno per evasione. Se conosci un amico con lo stesso problema, aiutalo, girali questo video, gli fai un favore. Se ti è piaciuto questo video, clicca su subscribe e riceverai altri video sul mondo del private banking. Ricordati, non telefonarmi dal tuo cellulare italiano a Zurigo, ma usa un telefono neutrale. Grazie della visione.